Ognuno va in ordine sparso perché si avvicina all'Europa, è preoccupata? No, assolutamente no, anzi al contrario, le europee segneranno un vero e proprio spartiacque in Europa, perché il nostro obiettivo è, con quel sistema proporzionale che premia anche quelle peculiari diversità tra partiti di centrodestra, il nostro obiettivo è riportare in Europa la stessa maggioranza che noi abbiamo in Italia. Questo consentirà di spostare l'asse in Europa a favore del gruppo dei conservatori e riformisti di cui Fratelli d'Italia fa parte da protagonista. Il voto sarà decisivo perché in Europa, come si è visto, si combattono le battaglie più importanti, a partire da quella sui migranti. Il patto sui migranti votato di cui si parlava prima, appunto, non è sicuramente decisivo, ma pone dei limiti a delle storture contenute in quel patto di Dublino, che prevede invece interamente a carico dei paesi costieri come l'Italia la gestione dei migranti, una gestione che a tutta evidenza non può essere lasciata ai paesi costieri, ma deve diventare, ed è stata molto brava Giorgia Meloni a farlo, deve diventare un problema europeo. Dove a Lampedusa la sinistra aveva posizionato l'opera d'arte chiamata La Porta d'Europa, Giorgia Meloni ha portato Ursula von der Leyen, a dimostrazione plastica di un cambio di paradigma in Europa. Il problema della gestione dei flussi migratori non è più un problema solo italiano, ma è un problema europeo. Questo è un primo passo per arrivare alla intera gestione del problema. No, diciamo, poi è curioso che questa votazione